In questa terza lezione presento il relatore del corso. Chi siamo? Come abbiamo cominciato a imparare a costruire delle piramidi di apprendimento tecnologiche? Come abbiamo imparato a rottamare vecchi concetti, vecchie metodologie, ma non perché vecchie, ma perché inefficaci, perché non funzionali? E come abbiamo corretto tutto ciò? Fin dove è stato possibile e come ci proponiamo di correggere in futuro e di progettare meglio ciò che deve servire a informare, a formare, ad addestrare professionalità della salute. E, potrebbe non essere un compito mio personale, ma sicuramente sarà il compito di molti dei relatori che parleranno in aula e di cui vi dirò fra poco, e di qualcuno dei corsisti. Ecco qui come stiamo spingendo questo piccolo mondo dell'e-learning, trovato io. Dirà cos'è l'e-learning, metodologia e applicazione nel campo dell'alta formazione in medicina. Salvo far finta che un altro precursore dell'e-learning illustrerà invece in maniera concreta il progetto Rischio Clinico e altre prospettive che sono state portate avanti prima dall'ospedale Vittorio Emanuele e ora dal Policlinico. Michele Grasso, che è un diplomato del Master in Teledidattica, come vedremo poi, parlerà fra l'altro di tecnologie, strumenti, addestramento e operabilità. E nell'ambito di questo Master, che è stato attivo per oltre 15 anni, io descriverò la nostra attività, la nostra esperienza, le nostre difficoltà. Michele Vecchio per tutti parlerà dell'esperienza di telemedicina e teleconsulting che è stata attuata ed è attuata dall'ospedale Policlinico Vittorio Emanuele. E infine, o per prima, Marilena Bongiovanni ci parla di medicina narrativa e come la scrittura tecnica e creativa può contribuire alla diagnosi, alla cura, alla formazione. E come in tutto ciò è stato importante, continua ad essere importante, lo sarà molto di più probabilmente in futuro, il ruolo delle associazioni no profit non governative. Qualche accenno di metodologia. Avremo durante il corso in aula un insieme di piccoli esperimenti di collegamenti via Skype e l'utilizzo dell'OBS, che è un particolare software che consente teleconferenze in streaming e consente anche di registrare parte della conferenza. Questa piattaforma OBS è aperta, libera e comunque è tuttora un work in progress, cioè un qualcosa in evoluzione. Perché e-learning, soprattutto in medicina? Perché la condizione dell'alta formazione in medicina ha alcune caratteristiche privilegiate. In medicina lo studio ha componenti metodologiche logicamente articolate e l'oggettività immediata che l'uomo sano o ammalato che interagisce col medico, con la medicina in genere, è l'elemento caratterizzante. In medicina c'è necessità di apprendimento personale pratico di azioni, di procedure e c'è necessità di un utilizzo e
interpretazione dei risultati che provengono da strumenti. Nuovamente è importante che il feedback da parte dell'oggetto di questa attività, che è l'uomo, sano o ammalato, è sempre presente. A questi temi vi è una sensibilità universale. Infatti la sensibilità di un pubblico di media o in genere di una popolazione è molto alta quando si trattano temi che riguardano salute e malattia. È un po' una banalità dire che in campo di medicina bisogna essere sempre bene informati e addestrati. Questo concetto è stato trasferito moltissimo dai professionisti della salute ai pazienti stessi, alle persone sane o ammalate, che spesso hanno un aggiornamento delle informazioni comparabili, in qualche caso maggiori, per esperienza personale diretta per esempio, di quelle dei medici o dei professionisti della salute con cui si vengono a confrontare. Comunque, ciò che è importante è il concetto di addestramento e informazione appropriati, perché questo è nell'interesse dei professionisti e degli utenti. Rientra in Italia, ma non solo in Italia, negli obblighi degli organismi pubblici, delle attività degli ospedali, di tutte le istituzioni sanitarie, cioè dei servizi sanitari del territorio, pubblici o privati, e nelle attività di alta formazione, cioè prevalentemente di ambito universitario. Qual è il punto critico? Queste azioni di aggiornamento generale devono essere universali. C'è la possibilità di essere sostenibili in rapporto alle risorse diverse da paese a paese, da ambiente ad ambiente. Quindi un aggiornamento di profilo scientifico e professionale in medicina deve essere gestito in maniera sostenibile da un punto di vista finanziario, pur restando in maniera omogenea al passo con le conoscenze attuali. Questo è possibile. È stato attuato in Italia, in tutti i paesi d'Europa, nel mondo. Approccio informatico appropriato, come deve essere, come tutti gli approcci di formazione e di training, valido nei contenuti, ma qui entriamo in un punto importante, efficiente nelle modalità di erogazione. Un sistema che ha qualcosa di tecnologico, di meccanico, deve essere efficiente. Qualunque sistema di insegnamento, di addestramento deve essere efficace e deve essere in grado di dimostrare di avere risultati operativi e deve favorire la sicurezza massima dei pazienti e degli operatori, oltre che dell'ambiente, in termini di benessere, di salute, di sicurezza per l'appunto. Questo è il punto più critico: le difficoltà, gli ostacoli, le barriere, gli errori, le distorsioni e l'utilità. Sono tutte domande che bisogna porsi quando si va a valutare, a esaminare i vantaggi dell'utilizzo di una procedura e in particolare di una procedura che ha delle ricadute comportamentali di azione lavorative. Quali possono essere le difficoltà? Beh, intanto tecniche, in preparazione, inadeguata preparazione di chi deve erogare formazione, sia essa tecnologica o no. Ostacoli, numerosi. Numerosi possono essere legati agli strumenti, possono essere legati alla logistica, cioè a dove si può ospitare un ambiente anche minuscolo di formazione a distanza, come l'e-learning. Barriere.
Le barriere sono imperte di conoscenze, ma imperte anche l'impossibilità, per esempio, di utilizzare bene ciò che è possibile fare da qualunque abitazione privata o persino dalla strada, cioè un collegamento web. Errori ci sono sempre in qualunque attività noi cerchiamo di immaginare, che ovviamente possono essere un po' prevenuti applicando e utilizzando metodi appropriati e sicuramente possono essere corretti valutando risultati e modalità di ottenimento dei risultati. Il problema molto delicato è quello delle distorsioni, cioè come uno strumento importante può essere usato o può essere richiesto che venga usato in maniera distorta. Esempio molto banale. Fare e-learning non vuol dire semplicemente mettere in un frullatore un po' di conoscenze, un po' di frasi, un po' di immagini e poi proporle in maniera disorganizzata e senza un'articolazione di verifica, per esempio, a un'utenza. Un'utenza che può essere anche costretta, come in questo caso, a seguire un corso. È necessario quindi per chi elabora un corso non farsi imprigionare troppo dai sistemi informatici. Guardarsi chiaramente e dirsi che cosa si sta facendo, e soprattutto se nasce un mostro, riconoscerlo e risolvere il problema. Grazie.